ci sono i primi giocatori che hanno già raggiunto la panchina, di solito sono quelli che escono per primi, proprio perché non devono schierarsi a bordo campo insieme. L'Atalanta dovrebbe essere, adesso vediamo se l'Atalanta ha le maglie nero-azzurre, ma secondo me l'Atalanta no, è il Bologna con le maglie bianche, total white. E l'Atalanta le maglie nero-azzurre, quindi squadre che si distinguono facilmente proprio dai colori della maglia. L'Atalanta è una maglia classica, strisce strette, verticali, nero-azzurre. Tutto pronto, quindi sono le 14:28 con un leggero anticipo. Adesso sono i giocatori dell'Atalanta che vanno a sedersi in panchina, quelli che non partono titolari, quindi ecco, sentite, avete sentito anche voi la carica propiziatoria di questo ingresso in campo dei ragazzi per questa partita che offrirà sicuramente spettacolo, perché le squadre sono due squadre che giocano in attacco, quindi squadre che non si chiudono ma che puntano sempre la porta. E quando non ci sono tattiche difensive, quando si gioca a viso aperto, la partita non può che essere una bella partita. Io me lo auguro, perché questo è il livello del nostro, abbiamo il responsabile Finardi, io me lo ricordo alla Cremonese, giocatore della Cremonese, poi ormai una vita adesso nel settore giovanile dell'Atalanta, uno dei responsabili. Nel settore giovanile ormai è stato anche allenatore della Cremonese prima squadra, me lo ricordo, non con grande successo, perché sappiamo che gli allenatori delle prime squadre sono sempre in bilico, se non fanno bene non c'è tempo per aspettare una riscossa, quindi o un riscatto, come diciamo. Sarà la Bologna a battere questo calcio d'inizio, tutto pronto, ed è proprio il numero 9, il bomber di questa squadra, Natriello, che toccherà il pallone indietro. Una volta bisognava toccarlo avanti, adesso le regole cambiano, il calcio cambia e quindi bisogna toccarlo indietro in questo avvio. Quante volte ci hanno fatto ripetere il calcio d'inizio, perché si giocava, non si giocava avanti il pallone, cambia tutto. Subito lancio in avanti che taglia il campo in diagonale da destra verso sinistra nella fronte d'attacco del Bologna, pallone che si spegne sul fondo, sul fallo laterale, però è sempre Bologna che adesso cerca di entrare in area con il suo capitano Mazzia, non riesce, però si procura un calcio d'angolo. Siamo sempre sulla sinistra dove è partito il gioco del Bologna, quindi
vediamo se opterà per il pallone dentro l'area. Certo, svetta bene però la difesa dell'Atalanta. Adesso il gioco si sposta sulla sinistra, quindi dall'altra parte. Adesso c'è una bella azione del numero 8, Mancino, che si porta bene il pallone sulla sinistra. Bisogna stare lì, ha accentuato un po' troppo la caduta. L'attaccante del Bologna non ha abboccato l'arbitro, perlomeno l'arbitro non ha visto niente di che, quindi è l'Atalanta che si propone adesso nella costruzione del gioco. Stavolta la spinta c'è stata e l'arbitro, a differenza di prima, assegna una punizione per l'Atalanta, quindi l'Atalanta che riparte sempre sulla sinistra, adesso si porta verso il centro, poi fa filtrare un pallone in profondità, in verticale, sbagliato, fuori misura, quindi il pallone si perde fuori dal terreno di gioco. Si riprenderà con questo rinvio dal fondo con i piedi, portiere Franzini, che si sta comportando anche lui molto bene in questa squadra, che sta figurando benissimo in questa categoria under 18. Diciamo che ha giocato pochissime partite proprio per qualche difficoltà, non so legata a cosa, forse al Covid o no. A disputare, però poi è stato una rincorsa ai piani alti e quindi ha la possibilità in queste due partite che ha giocato meno delle altre squadre addirittura di portarsi al secondo posto, dove c'è l'accesso diretto alle semifinali. Prima e seconda non si disputeranno i playoff, quindi Bologna, per il Bologna questa è una partita decisiva, ma soprattutto c'è una bagarre, tante squadre che lottano per il secondo posto dietro la Roma ormai è irraggiungibile, anche se ultimamente sta centrando sconfitte una dietro l'altra, come quella di stamattina contro il Milan, quindi pallone che è uscito. Rimessa per il Bologna, siamo quasi sulla linea di metà campo, sulla sinistra. Adesso controlla male il numero 7 del Bologna, si porta il pallone fuori, gli era stato dato con le mani dal suo compagno. Sono gli errori Thank you.
adesso sbaglia il suggerimento del giocatore del Bologna, troppo lungo, sembrava quasi un tiro. Adesso manovra bene sulla destra, libera il numero 7, l'Atalanta dentro l'area e c'è la prima occasione pericolosa dell'Atalanta con questo tappino ravvicinato. Anche lì secondo me poteva fare qualcosa di più l'attaccante dell'Atalanta, perché era da buona posizione, non era disturbato, non era marcato, non era pressato e quindi ha calciato in porta, ma tiro debole, ci è arrivato bene anche se in tuffo Franzini. Adesso risponde subito il Bologna con questa giocata stretta ma veloce, fra una combinazione fra tre giocatori. Non riesce il passaggio decisivo partita che sta già aumentando di velocità, siamo all'ottavo minuto di gioco, 0-0, ma la partita si preannuncia e c'è invece il portiere dell'Atalanta che si rifugia in calcio d'angolo, a fatica perché il tiro era angolatissimo e secondo me lui era già spostato un po' sulla sua sinistra. Quindi si pareggiano le occasioni, prima l'Atalanta, adesso il Bologna all'ottavo. Adesso era ripartito bene il Bologna con delle azioni verticali, con delle giocate verticali in velocità, poi sbaglia ancora il tocco decisivo proprio forse nella giocata più facile, fa tutto bene. Thank you.
e sblocca il risultato al 14esimo il Bologna 1-0 con il suo capitano. Cercherò di, spero di, un'azione ficcante del Bologna dalla destra, conclusa centralmente con un passaggio smarcante, incredibile, un assist favoloso, stupendo, ma calcia bene anche il capitano, il bomber numero 10, Mazzia, o Mazzia, non so come si dice. Quindi al 14esimo cambia il risultato 1-0, io vi riproporrò la partita integralmente perché ho perso i primi 12 minuti. Ancora un'azione magistrale del Bologna. Bologna che sta giocando decisamente bene, con pallone a terra, ma sempre pericoloso dentro l'area. Anche questa volta c'è stato un tiro cross, era più un tiro secondo me che un cross lì. Secondo me ci è andato su con l'intenzione proprio di controllare il suo canale, direttore, perché ho paura di essere partito con una diretta sul suo canale. C'è questa punizione per il Bologna da posizione favorevole, numero 4 che calcia anche bene, fa girare il pallone sul primo palo, ma non trova lo specchio della porta, anche se il tiro era bello, è uscito di poco. Thank you.
Marco, terra numero 5 Brandt del Bologna, colpito secondo me al viso. È una statura altissima questo ragazzo, quindi adesso verrà fasciato in... Che non c'era nessuno in aiuto, doveva fare tutto da solo l'11, quindi è stato costretto a tornare indietro. Adesso riparte l'Atalanta dall'altra parte del campo, ma perde il pallone. Adesso il 2 che aveva possibilità di giocare meglio quel pallone lì, aveva davanti un solo giocatore lì, deve andare via da solo, cercare di saltarlo, invece gli ha tirato il pallone contro, quindi questo è un errore secondo me
tecnico, perché lì devi puntare il fondo, sicuramente devi saltare l'avversario. Ho trovato la soluzione più sbagliata. Protegge il pallone, numero 6 non lo protegge bene perché per poco non lo prende su il numero 7 il pallone, quindi l'ha toccato ma non è riuscito a evitare il fondo campo. Adesso aggancia un buon pallone, numero 11, poi con una falcata, ha delle leve molto lunghe, si era portato in area, ma anche lì ha mancato la finalizzazione. Lì ha cercato addirittura di rimettere il pallone, ma era tutto spostato a destra, rimetterlo verso il centro. Lì secondo me doveva tirare in porta perlomeno, colpire forte il pallone, tirare in porta. Sono occasioni che raramente capitano, perché ha fatto tutto bene, ha rubato il tempo, diciamo, al suo marcatore, aveva il pallone sul piede giusto, calcia, invece ha cercato di rimetterlo dentro, in mezzo. C'è il Bologna tutto dietro, tutto nella sua area, ha alzato il muro il Bologna. Mancato un po' di qualità in questa giocata dell'Atalanta, prima infatti
difficile che arrivi a destinazione un passaggio così, perché è difficile anche agganciare il pallone, non era un pallone basso da facilmente da arrivarci. Quindi ha cercato l'imbucata, ma era un... cerca di andare via il 9, viene chiuso bene, 9 dell'Atalanta, riparte subito l'Atalanta sempre sulla sinistra, adesso anche Mazzia tira addosso al giocatore che è davanti, quindi, però rimane bene in azione il Bologna con un cross troppo sul portiere, quindi quanta qualità è andato a fermare questo pallone a Natriello col sinistro, che è il suo piede, ma l'ha incollato al piede il pallone, quindi molto, con grande stile, e adesso però tenta un tocco impossibile di tacco, l'idea ci stava ma l'esecuzione no. Secondo me il 2 non poteva arrivarci perché era un suggerimento forte, non morbido sicuramente. Bravo! 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 Brav
Ci vuole tutta la bravura del portiere dell'Atalanta andare a togliere questo pallone dalla traiettoria che si stava infilando in rete, un gran bel tiro in corsa. Ancora, stavolta è il difensore andare a murare il tiro, ma è un Bologna che ha disputato, siamo al 37esimo, 38 di gioco, ma un ottimo primo tempo.
Una bellissima azione del Bologna, veramente da applausi. Cerca anche di piazzare il tiro dal limite, il portiere segue solo con lo sguardo il pallone esce. Quindi adesso cerca il numero 4 con tutti i modi di fermare il capitano dell'Atalanta. Bella verticalizzazione del Bologna, stavolta esce con buon tempismo il portiere dell'Atalanta che con i piedi riesce a spazzare via questa minaccia, era una minaccia, era un pericolo ancora per l'Atalanta, quindi un Bologna che sta attaccando in questo finale, mancano 2 minuti al 45esimo, ma sta sempre spingendo. Punizione per il Bologna, siamo un po' lontani dalla porta e dall'area, ma vediamo quale soluzione cercherà il Bologna in questa punizione. Cerca uno schema, allarga il pallone sulla destra, pallone mezzo, poi c'è una deviazione sotto porta acrobatica, ma lì ha preteso troppo con questa deviazione il giocatore del Bologna, secondo me. Sono 45 minuti adesso. Tenta l'azione personale, il numero 7 da destra si sposta verso il centro, poi calcia con il sinistro, un tiro anche violento ma trova l'opposizione del difensore del Bologna, quindi sempre 1-0, siamo già nel recupero e quindi
arriva adesso, il fischio dell'arbitro, chiude il primo tempo col Bologna in vantaggio 1-0, un bel primo tempo del Bologna che ha creato tanto, ha giocato bene.
Insomma, guardi, no, ma ci fosse, allora, sabato thank you.
dopo il bel primo tempo del Bologna, le squadre sono tornate in campo per il secondo tempo. Bologna parte dal vantaggio di un gol, 1-0, segnato al 14esimo dal suo capitano, numero 10 Mazzia. Bologna che ha offerto anche un buon gioco, un gioco di qualità, come questa squadra sa fare, proprio per la posizione che occupa, che ormai è quasi certo che Bologna si giocherà i play-off. Adesso bisogna stabilire se giocherà, andrà direttamente come seconda classificata o... con due partite ancora in meno, una con questa, in caso di vittoria probabilmente. Va a due punti dal Torino, che è secondo, però ancora una partita da giocare, quindi credo, se non sbaglio, sia proprio con l'Inter. Ma... Thank you.
Dai! No, 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 no,
Bologna quando attacca in massa, si porta avanti tutte le torri 5 e 6 che sono due giganti, sono sempre in prima linea quando c'è un corner o una punizione. Sono rimasto acciaccato in mezzo all'area al capitano numero 10. Ma secondo me mi sbaglierò, ma il Bologna oggi è dentro qualcuno di qualche ragazzo della primavera. Perché il numero 5 e il numero 11, Acqua e Baranti, sono 2003. Recuperi infrasettimanali servono anche a questo, magari inserire qualche giocatore della primavera che ha giocato meno. Anche nell'Atalanta c'è un 2003, il numero 11, quindi comunque si gioca una porta sola, è l'Atalanta che sta subendo. Che c'è Brandt che gioca con una fasciatura, però il colpo di testa non si dà dentro lo stesso al pallone, dovrebbe. Adesso infatti si tocca un po' la testa, in effetti. Thank you.
più della metà del secondo tempo, il risultato è 1-0. Atalanta sta giocando più alta, più avanti, anche se non porta pericoli. È sicuramente più in partita che in questo avvio di secondo tempo. Secondo me doppio dell'Atalanta al 68esimo, ma e dovrebbe essere i gemelli del gol, prima Mazzia, adesso Anatriello, numero 9, che sta giocando una grandissima partita anche come falso 9, perché distribuisce palloni ai suoi compagni, anche da palloni pregevoli di grande. Tutto è partito dal numero 2, che si è fatto largo sulla fascia, è entrato in area, ha fatto partire un bel tiro forte, teso, ha respinto il portiere, ma ha concluso, ha finalizzato poi Anatriello con quel bel suggerimento, quel pallone a tagliare verso la porta, dal limite dell'area, basta sfiorare quel pallone lì che sei da buona posizione. Un altro bel gol, ma non tanto come esecuzione, ma come complessità dell'azione. Quindi un Bologna che sta legittimando questo 2-0 con un ottimo primo tempo, ma anche una ripresa dove ha creato tanto, ma non era riuscito a capitalizzare tutto la grande mole di lavoro, e invece al 68esimo è arrivato il gol. Secondo
secondo me l'Atalanta ha delle buone individualità, ma manca nella coesione dei reparti. Non c'è un gioco d'insieme, un gioco collettivo, ma a differenza del Bologna invece, che interpreta ottimamente questo gioco di squadra, uno per tutti, tutti per uno, ma sono i vari reparti che hanno una buona amalgama, una buona coesione. Gioca bene Bologna, stavolta non ha seguito l'azione, il numero 2 si era fermato e il numero 7 non gli aveva dato spazio, ma era rimasto fermo anche lui, quindi stavolta c'è stato il movimento sbagliato dei due giocatori. Il passaggio non era male, il passaggio no look, senza guardare, aveva liberato sulla destra una buona palla. C'è stato però il movimento non coordinato bene né del numero 2 né del numero 7, che sono i titolari di questa fascia, di questa corsia di destra. Uno si è fermato, tutti e due si sono fermati, quindi secondo me il pallone era per il 2, ma il 7 doveva fare un movimento. A liberare, a dargli spazio, a dargli campo al numero 2, che invece il numero 2 stava rientrando. Dunque è un buon Bologna sempre. Secondo me l'intervento non era falloso, perché è entrato sulla palla, poi probabilmente ha toccato anche il piede, ma in effetti il giocatore numero 11, che ha giocato una grandissima partita, infatti è colpito da crampi, è a terra perché è vittima di crampi, ma non per l'intervento, secondo me, duro, falloso del giocatore dell'Atalanta, ma sicuramente con il 2003 Brandt e Acqua, il Bologna ha una squadra che addirittura il numero 20 è sempre stato titolare in tutte le partite che ho visto io, e oggi esce e oggi entra dalla panchina, quindi sicuramente una squadra che può dire la sua anche nel proseguio di questo campionato. C'è una giornata molto fredda, la temperatura non è certamente la temperatura del periodo stagionale, quindi
quando ci sono queste giocate vuol dire che c'è molta sicurezza nei propri mezzi, perché ricordo la partita col Genoa dell'andata, quando era un Bologna che era partito non bene in questo campionato. Adesso c'è stata questa escalation di questa squadra, perché il bello del calcio è che una squadra deve migliorare nel corso della stagione, quindi si può anche partire male, però bisogna arrivare bene. Quindi, e questa è stata un po' la dinamica di questa squadra del Bologna. Io mi ricordo che col Genoa aveva segnato nell'ultimo secondo dei 3 o 4 minuti di recupero il pareggio, e sembrava un risultato bugiardo per il Genoa, perché aveva sicuramente meritato di vincere. Ecco, da quella partita lì c'è stata una trasformazione di questa squadra, e quindi questo è merito dello staff tecnico del Bologna, perché è una squadra che adesso gioca, diverte, ma soprattutto vince e convince. Quindi è una squadra che tra le più forti sicuramente di questo campionato Under 18, ma la metto sullo stesso piano della Roma, anche se la Roma ha un divario notevole di punti. Io ho visto queste due partite con l'Empoli e con l'Atalanta oggi, un Bologna veramente in grande forma, in grande spolvero per questo finale. Di solito le squadre arrivano stanche, arrivano diciamo anche con poche motivazioni, no. Il Bologna gioca sempre sullo stesso piano, sempre sullo stesso livello, sempre facendo tanti gol, quindi complimenti a questo Bologna che ha dato, ha offerto a quel poco pubblico anche oggi presente ma in effetti è una giornata feriale e poi c'è abbastanza freddo. Ha dato un saggio della sua grande forza, del suo grande valore come squadra, ma anche a livello di singoli.
un Atalanta invece che ha creato poco e non si è mai resa veramente pericolosa, se non la prima occasione della partita è stata proprio dell'Atalanta, ma erano passati 6 minuti, poi l'Atalanta ha subito tutta la partita, questo Bologna che a mio dire si merita questa vittoria e questi 3 punti che la fanno salire ancora in classifica, adesso solo a 2 punti dal secondo posto con una partita in meno, quindi mancano 7 minuti alla fine, poi ci sarà il recupero, ma il risultato è 2-0, a meno di clamorosi ribaltoni che io farei fatica a dire chi non ha giocato bene nel Bologna, dei giocatori in campo, non lo dico mai, ma oggi per me c'è stata una grande prestazione di squadra e si sa che quando una squadra gioca bene, inevitabilmente l'avversario non ne esce bene. È piaciuto il centrocampo, è piaciuto la difesa, è piaciuto l'attacco. Quindi secondo me si è allargato troppo, perché quando era in posizione centrale doveva calciare, invece ha cercato ancora, c'era un solo difensore davanti, ha cercato ancora di aggirare anche l'ultimo difensore, ma poi quando si è portato al tiro era praticamente troppo spostato a destra e ha dovuto fare una torsione del piede, del busto. Era difficile. Ecco, adesso c'è questa ripartenza. Chiude ancora bene la difesa con un po' di fortuna, ma stavolta la difesa c'era stato un buco in difesa del Bologna, vedete, quando esce a Natriello, numero 9, esce tra gli applausi, perché sicuramente la sua è stata una partita di altissima prestazione, veramente una grande partita per lui, coronata con un bellissimo gol, se mi ricordo bene, di testa. Quindi lui che non è altissimo, però è nella storia, ci sono stati tanti centravanti che non hanno fatto della loro altezza la miglior dote. Chi è che si ricorda? Adesso non so se la memoria mi conforta, ma Gerd Müller era un giocatore. Attaccante con Ai
sia l'unico errore della partita, questo lancio in avanti del numero 5, grande, grande prestazione anche per lui. Ma io dico che è difficile trovare uno che non ha giocato bene nel Bologna. Ecco che arriva il gol e quindi il numero 11, Fisic, che riapre la partita, quindi l'Atalanta graffia con una zampata il Bologna all'89esimo, quindi riapre la partita 2-1 adesso il risultato. Perché non bisogna mai abbassare la concentrazione. Adesso il Bologna deve soffrire perché calcio non bisogna mai dire gatto, lo diceva Trapattoni. Se non è nel sacco, perché adesso non abbiamo visto il recupero. 4 minuti, quindi 4 minuti di speranza per l'Atalanta e questo punto di resistenza e sofferenza per il Bologna. Vediamo se... Incredibile! Finale thriller per l'Atalanta. È incredibile, due. Io devo stare zitto, non dico più niente. Perché l'Atalanta negli ultimi 4 minuti ha segnato 2 gol dopo non aver mai fatto niente nel primo tempo, mai un tiro in porta, mai un'occasione gol. Alla fine recupera doppio svantaggio con, diciamo, anche due conclusioni casuali, perché è pallone che arriva, infatti nel calcio non c'è bisogno di fare delle azioni formidabili, ma basta che ti arriva il pallone giusto al momento giusto, pallone che cade in area senza nessuna pretesa e poi te lo ritrovi sui piedi e calci da distanza ravvicinata. Finale amaro quindi per il Bologna, un risultato che lascia molta amarezza, perché dopo aver creato tanto ma anche concluso tanto, adesso ci mancherebbe solo il terzo gol dell'Atalanta e poi
Dai, tutti! Basta! Dai, apri! Palla, dai, dai, dai! Meno di un minuto, ma qua adesso se finisce così è l'Atalanta a festeggiare, secondo me, perché è un punto incredibile, impensabile, ma il calcio è bello proprio per questo, perché niente mai scontato, niente mai. E arriva dopo 4 minuti di recupero il fischio dell'arbitro. Io sono contento. 5 minuti alla gara. C'è stato un po' di contestazione sul secondo gol, io non ho visto niente di... Quindi noi chiudiamo questo collegamento dal centro sportivo Biavarti di Bologna. Un saluto a tutti i nostri amici. Ci sarà un weekend molto intenso che poi sfocerà nel lunedì del 25 aprile. Noi saremo impegnati nel torneo Beghi, è un torneo organizzato dal Piacenza Calcio in memoria di un ragazzo, il nome non me lo ricordo, e ci sarà la prima edizione del torneo femminile riservato all'under 15, ma con quattro squadre, un quadrangolare con il Milan, la Juventus, il Piacenza, appunto, femminile under 15 e poi un'altra squadra che adesso mi sfugge. Saluto a tutti i nostri amici che ci hanno seguito, buon proseguimento di giornata, un saluto a tutti da Franco, a risentirci, a presto.